emerso da questo incontro? A che punto siamo con il piano di bacino? Beh, direi che stiamo andando avanti a sprombattuto, nel senso che questa modalità di trovarci a livello politico ogni mese e con riunioni precedute da riunioni altamente tecniche, devo dire, stanno dando i primi risultati. Per esempio, pochi giorni fa abbiamo inviato al ministro Galletti, per fare in modo che questa cosa poi sostenga anche una sua azione a livello nazionale, una lettera con 11 misure che riteniamo fondamentali, una lettera firmata dai 4 assessori, nel senso che le 11 misure sono quelle ritenute prioritarie e fondamentali da tutti e 4 gli assessori delle 4 regioni. Su questo abbiamo ovviamente discusso in particolare oggi, abbiamo ricevuto un'apertura importante da parte del livello nazionale rispetto a interventi appunto con provvedimenti nazionali che ovviamente rafforzerebbero quelli che sono già interventi anticipatori a livello regionale, soprattutto sui fattori di pressione più importanti, quindi da una parte il traffico e il diesel, in particolare partendo dalla discussione dal diesel Euro 3, per evitare di andare avanti a macchia di leopardo e soprattutto con provvedimenti diversi a livello regionale, e dall'altra parte l'intervento fortissimo per quanto riguarda il PM10, la produzione PM10 sul riscaldamento domestico. Quindi su questo ci sono state l'apertura, abbiamo chiesto ovviamente una verifica dei tempi, perché non è solo una questione di farlo ma anche di quando farlo, e quindi nelle prossime riunioni tecniche penso, insomma, l'idea è quella di mettere appunto un'agenda rispetto appunto a quelli che sono questi interventi. Ricordiamoci però che gli assessori all'ambiente e il ministro dell'ambiente da soli ben poco possono fare, nel senso che queste azioni dipendono anche da altri ministeri che, devo dire, la cui attenzione sollecitiamo anche in questa occasione, poiché talvolta latitanti. Con l'aggiornamento del piano lombardo dello smog avevate anche deciso di raccogliere delle firme sul fronte della mobilità, ne avete parlato? No, ma questo nel senso che l'idea è quella prima di arrivare ad un provvedimento unitario. L'idea di Regione Lombardia è quella soprattutto sui due temi fondamentali, cioè i blocchi dei diesel, ma in particolare, se vi ricordate, la questione delle telecamere da utilizzarsi anche per questo tipo di sanzioni, di prima di avere un sostegno da parte di tutti i sindaci che spesso e volentieri invocano queste azioni, poi di far arrivare più come un sostegno, non certo come una sollecitazione, ma come un sostegno l'azione ovviamente al ministro. E la questione invece delle risorse, dei 2 miliardi che chiedete da tempo, anche qui ne avete parlato oggi, arriveranno oppure no? Beh, i provvedimenti vanno di pari passo. Quello che abbiamo condiviso è quello di non muoverci solo in termini di divieto ma anche di bonus. Il ministro ha anticipato in particolare una particolare predilezione rispetto ai bonus fiscali, che in prima battuta ovviamente non potranno che essere indirizzate a quelle che sono le nostre imprese, che dovrebbero sostenere dei sacrifici soprattutto per quanto riguarda i veicoli e la sostituzione dei veicoli. No, volevo chiedere se può spiegare meglio quali sono le 11 misure che avete chiesto al ministro di sostenere in questa lettera. Beh, le misure si sviluppano sostanzialmente sui 3 fattori di pressione, quindi il traffico, il traffico veicolare, quindi per esempio abbiamo ridiscusso un'altra volta dell'esigenza di introdurre, o comunque di discutere almeno in Italia, dell'introduzione della direttiva Eurovignette, cioè secondo il principio di chi inquina paga, in base alla classe veicolare tu paghi quelle che sono, può essere il bollo, quello che può essere l'accisa, piuttosto che quello che può essere il pedaggio autostradale, e diventerebbe fondamentale anche perché questo vorrebbe dire fare un sacrificio a tutti, non quindi solo i lombardi, non solo gli emiliani e romagnoli, piuttosto che i veneti e i piemontesi. Ovviamente altro intervento forte è quello di un intervento limitativo della possibilità di installare impianti di riscaldamento al di sotto di una certa classe emissiva, un po' come quello che ha fatto la Lombardia recentemente col protocollo aria, e su questo abbiamo trovato un'ampia, devo dire, disponibilità anche dalle altre regioni, ma a livello nazionale. E poi interventi che ci hanno detto a livello nazionale necessari, sottintendo un intervento anche a livello europeo per quanto riguarda l'agricoltura e quindi la produzione di ammoniaca dalla zootecnia, cioè interventi strutturali finanziati in questo caso anche dall'Unione Europea, che necessitano di ulteriori finanziamenti. Quindi in questo senso abbiamo deciso di muoverci. Sono 11 azioni declinate rispetto a questi 3 punti fondamentali. Okay. Poi